Guten Tag ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì e inizierò la campagna. Purtroppo non ho potuto registrarla ieri per svariati motivi. Come vedete sono già a livello 9, ho provato un po' la nuova modalità Orda, difficoltà folle. Diciamo che non sono riuscito a superare l'ondata 5, qualcosa di difficile. In questo Gears cercano di premiare il gioco di squadra e quindi fare l'Orda in singolo è davvero una pugnalata al cuore. Senza perdere altro tempo, iniziamo subito questa campagna. So che c'è un prologo, quindi credo sia che lo mettano all'inizio, nuovo. Facciamo difficoltà normale, perché se è folle come la campagna, davvero ci rinuncio. Slot di salvataggio, slot vuoto. E aspettiamo il caricamento. Eccoci di nuovo. Finalmente oggi a Nuova Efira il primo ministro Jin ha commemorato il 25esimo anniversario della fine della guerra delle locuste. Quest'oggi siamo ispirati dalla presenza di due generazioni di uomini e di donne che hanno affrontato ogni pericolo e hanno combattuto le battaglie che ci hanno resi ciò che siamo. Inclusa la battaglia che ha deciso le sorti delle guerre Pendulum. Asfo Fields. Santiago, ti risparmio il discorso motivazionale, soldato. Sai cosa fare. Sì, signore. Forza, muoviamoci. Abbattiamo le torri, interrompiamo le comunicazioni e prendiamo il laboratorio. Vogliamo il martello dell'alba e quindi ce lo prenderemo. Ok, va bene, muoviamoci. Ok ragazzi, ho levato la webcam, ho tolto la webcam giusto mentre ci sono i filmati, farò così per tutto il corso della campagna in modo tale che potrete gustarvi al meglio appunto le scene in cui i personaggi parlano. Sono degli indi. Ho messo difficoltà normale anche perché non voglio stare troppo tempo a uccidere nemici che hanno anche più resistenza. Sto cercando di farvi vedere più campagna possibile perché già i video dureranno un bel po' e non aggraviamo la situazione, insomma. Devo ancora riprenderci la mano con Gears 4. Però poi usciranno tantissimi, tantissimi video sui montage, sul multigiocatore. Praticamente noi dobbiamo riconquistare il martello dell'alba, in poche parole. Spazzino verde 1, siamo vicini al falò. E questo è successo prima una carica su che quella torre. iniziassero i fatti di Gears of Carica pronta. Spazzino, la miccia è accesa. Ricevuto. Il nostro falò si accenderà tra 3, 2, 1. Questa base adesso è cieca, sorda e muta. Quindi i nostri nomi in codice se ne vanno a fanculo, Santiago. Vi aspetto al laboratorio. Stavo dicendo, è successo prima di Gears of War 1, quindi prima di tutti gli eventi. Come infatti state vedendo, non c'è Marcus che era ancora in prigione, perché è stato liberato da Dom. E Dom è vivo, perché come dovreste sapere, Dom muore in Gears of War 3. E adesso è vivo. Per Ehi, maggiore, cosa su di noi? fortuna. Sali lassù. Questo lo uccidiamo così. Granata laggiù, ora. Ah no, granata.
L'avrei voluto uccidere con la baionetta della Lanzarote. Bene, adesso entrate da quella porta e non badate al casino. Praticamente in questo video vedrete, credo, solo il prologo, perché comunque dura una quindicina, 20 minuti. E con questo l'incursione è ufficialmente iniziata. Andiamo! Ok, sapete cosa fare? Eliminate le guardie, entrate nel laboratorio e prendete i piani. Poi ci dileguiamo. Ci dovrebbero essere. Martello dell'alba. Vince la guerra. E se siamo bravi, ogni sistema sarà spazzato via e gli scienziati indi riceveranno un'offerta da non rifiutare. Ok, siamo dentro, andiamo! Quindi, dobbiamo prendere questo martello dell'alba. Che distruggerà i nemici. Su di loro! Chi è il prossimo? Vedete che nuovo sistema di esecuzione. Ma che va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungere. Nuovo sistema di esecuzione di Assur 4 con il coltello. Hanno migliorato anche l'intelligenza artificiale dei nemici. Questo rumore. Lancio granata! Uno, mi sembra decisamente morto. Bene, continua così. Preso. L'ultimo è qui. No, non ci posso credere. La difficoltà sono aumentate notevolmente rispetto al Gears 1, 2, 3. Ora prendiamo quei piani. Spostati, soldato. Sembra che gli scienziati indi non abbiano voglia di vederci. Bruce, apri la porta, per favore. Gears, ascoltate. Se non siamo fuori in 10 minuti, dovete abbandonare la missione. Ok, Santiago, incontriamo i nostri nuovi amici. La seguo, maggiore. Intanto, come avete visto, il robottino di quello che si usa, che usano per aprire le porte, non si chiama più Jack, ma Bruce. E come stavo dicendo prima, proprio è partito il filmato. In Gears 3, quando ho fatto la campagna, difficoltà normale la prima volta, è stata una cazzata allucinante. Qui hanno davvero aumentato la difficoltà, e si vede. Poi la dovrò finire anche a folle, e sarà un'impresa. Sarà davvero un'impresa. È ancora troppo caldo. Uccidiamo gli ultimi nemici. Loro non passano. Quello non si alza più. Il pacco è al sicuro. Andate alla spiaggia per estrazione con Mar. Lo sentite? Mortai! Controllo! Mortai in arrivo! E qui torna il mortaio. Non so se ci sarà anche nel versus, nel multigiocatore. Via di qui! Sto vedendo neanche se ci sono piastrine, quindi. Vabbè. Le raccoglierò in un altro momento. Sono sicuro
anche qui però c'è qualcosa, quindi... No, non c'è nulla. Qui non si apre. Vabbè. Piastrine a parte, le prenderò in un secondo momento. Ora pensiamo soltanto a fare la campagna. Quando le forze COG presero i piani dell'UIR per il martello dell'Alpa, ci assicurammo la sopravvivenza nel peggior conflitto che il mondo avesse mai conosciuto. Ma soltanto 2 anni più tardi, un nuovo orrore, un nuovo nemico, una nuova guerra. Controllo! Attenzione! Deviate il convoglio del colonnello! Mi dispiace, caporale, ci siamo quasi. Negativo, negativo, controllo! La dimora dei sovrani è una zona rossa! Caporale Kim, tutta la città è una zona rossa! Ricevuto, controllo. Andiamo, Gears. Al convoglio del colonnello Hoffman serve protezione. Caporale, ok. Ora, qui, come vedete, c'è Min morto in Gears of War 1 per mano del generale Ram. E questo è successo poco dopo gli avvenimenti che avete visto prima, o ambienti. Come avete visto, oddio, come avete visto, si uccide con un colpo alla testa anche con i Lancer, Lancer retro, cosa che negli altri Gears non avveniva. Non gli fa niente! Le nostre armi non funzionano con quel coso! Serve qualcosa di più grande! Oddio, Anya! Ci sono! Soldato! Ah, ecco qua! Subito! No. Un collezionabile. Tra l'altro Anya. Evitiamo di morire per piacere. Prendi in mano quel martello. A me sembra morto. Prendiamo il martello con il quale uccideremo il corpo. Munizioni che ho sotto, aspetto a prenderle. Prima riprendo il Lancer retro, poi le prendo. Ok, ho ucciso. Altri nemici. Distruggeteli! Uccidiamoli abbastanza veloce. Come avete visto, come in Gears of War 3 si può prendere un nemico come scudo. E uccidiamo il corpse, visto che prima l'avevamo solo ferito. Ancora un altro. Ok, perfetto. Che accidenti sono quei cosi? Come ti chiami, caporale? Kim, signore. A me e al tenente Stroud serve una scorta. Complimenti, sei stato scelto. Colonnello, dobbiamo entrare. Adesso. Ho il codice della porta, colonnello. Beh, buon per te, ragazzo. Proteggete le scale col martello. Tornerò appena riesco. Ok, questa è una mappa di una zona della campagna di Gears of War 1. Tranne che non ci sono molte coperture qua. E lì c'erano anche delle torrette dove erano le porte. Se ne ricordo. Vabbè. C'è il boomer qua che se spara. Diciamo che sono messo alquanto male. Ecco appunto. Oh.
Oddio, non so come. Mi sto salvando, oddio. Il prossimo. Facciamo un po' con la pistola. E vai. Voilà. Attenzioni. Sono debitore. Oddio, River. Chi se ne frega? Arrostiscilo! Uccidiamo col martello. Andia, dietro. E vai, porca vacca, grande! Un altro River. Un altro! Ucciso. Ancora un altro River. Mi dispiace, il martello dell'alba è andato offline. Quando cadde la notte, i morti erano centinaia di migliaia. E quello fu chiamato il giorno dell'emersione. Come molti di voi, allora ero solo una bambina. Era un tempo oscuro e terribile. E la nostra vittoria era tutt'altro che certa. Siete dei medici, ma ci servite tutti su quel muro, adesso! Wow, quindi il martello è arrivato un River da dietro e il martello non aveva il cielo sgombro e quindi non ha potuto fare il raggio e sono morti tutti i cog rimasti a difendere Hoffman e gli altri. Vi ho dato un dannato ordine! Salì su quel muro! Ora siamo 17 anni dopo le Day, cioè l'emersione delle locuste. Scalate quel muro! Copriamo questo muro! Oh! Oh. Quindi praticamente questo è l'attacco delle locuste che avanza nelle roccaforti dei Cog. Fatevi bastare quei proiettili! E noi dobbiamo difendere come possiamo. Perché sono tantissimi. Forza! Non fatemi salire! E appunto, dobbiamo cercare di non farli avvicinare. Minchia, se fanno danno. Aia, la catapulta. Lato sinistro aperto, andate a sgombrare. Meglio non andare col fucile a pompa perché davvero fanno troppo danno. Intanto si stanno aggrappando con i rampini. Granata! Come l'ho lanciata male. Sono per me. Hoffman. Bernie, vieni qui ad aiutarmi. Bernie, ovvero la moglie, la futura moglie di Hoffman. E qui stanno salendo tutti. Sì, ma non può non morire con un colpo da un passo. Davvero molto difficile. Intanto proviamo le nuove esecuzioni. Non continuo l'esecuzione per evitare di morire, visto che sono già morto troppe volte per i miei gusti. Però non puoi, dai, sbrigati, oh. Ok,
qua la prolunghiamo. Esecuzione uguale praticamente a quella di Gears 3. Bene, qualcuno monti quella torretta e lanci qualche bomba laggiù. Andiamo alla torretta lanciarazzi, una torretta lanciarazzi questa. Ah no, ha detto qualcuno monti la torretta e lanci qualche bomba laggiù, pensavo fosse lanciarazzi. Invece una torretta normale. Brumac. Lo vedo, Gears, fuoco concentrato. Erano messi davvero male in questo momento. Fammi vedere cosa sai fare. Tanto sto morendo piano piano, quindi prima ci ucciderlo. Il Brumac che... Due Brumac? Corpse! Vabbè, sì! Oddio. Ma contro ogni previsione, un coraggioso manipolo di soldati guidati da Marcus Fenix finalmente pose fine all'incubo delle locuste. Ce l'ha fatta. Come vorrei che il sergente Fenix fosse qui insieme a noi oggi. Fermatevi un attimo e pensate agli uomini e alle donne il cui sacrificio ha permesso la nostra sopravvivenza. Grazie a loro siamo usciti dall'oscurità. Abbiamo costruito una nuova prosperità. Il mondo che i nuovi COG ci hanno dato non conosce né guerre né sofferenza. È un mondo dove le famiglie sono al sicuro. Un mondo finalmente in pace. Vieni. Sì, dammi un secondo. Per una farfalla? Certo, guarda. Lo sai come fa ad uscire da qui? Cercando di sopravvivere. Questo è vero. La maggior parte non ci riesce. Chi ce la fa, però, ha trovato un modo per cambiare. La piccola larva diventa una crisalide. Al suo interno distrugge e ricostruisce se stessa, cambiando la sua vecchia forma e il suo colore. Le spuntano le ali, gli artigli. Li usa per rompere la gabbia e poter uscire. E poi diventa bellissima. Non dovevi venire. Risparmia il fiato, JD. Quella è tale quale a sua madre. Non c'è dubbio. Sì, lo sono e come. Prima proteggevamo gli insediamenti COG e ora li assaltiamo. Non è ironico? Tecnicamente no. Per gli estranei le incursioni sono la norma. Almeno fino al vostro arrivo. Ora... Che noia! Meglio annoiarsi che morire. E che differenza c'è? Oh, niente allarme. Beh, grazie per l'efficienza. Già, non ci annoieremo. Moriremo, forse. Quello non è l'allarme di sicurezza. Bombarda, eruzione di vento! Ripariamoci nell'insediamento! Tutti in carrozza! Forza! Andiamo! Attenzione, attenzione!
Muoviti! Dobbiamo fare prima del muro! Siamo qua! A terra! Dobbiamo riuscire a entrare! Non mollo, bruttone! Andate! Ok, allora... Intanto obiettivo sbloccato. Questo era il prologo. E se avete giocato Gears of War 3, praticamente quegli avvenimenti in cui abbiamo difeso la roccaforte da due corps, due Brumac, un corps, tutti quei nemici, e che poi sono morti, è successo contemporaneamente a quando Adam Fenix, il padre di Marcus, ha attivato quel macchinario che ha ucciso tutti i nemici, che poi ha fatto estinguere le locuste. Quindi un tempismo perfetto e sono rimasto davvero a bocca aperta. Poi, ci siamo 25 anni dopo, con il figlio di Marcus, JD, e come avete visto praticamente il nuovo boss, credo, che comanda quei robot, e quel signore al computer, quel signore calvo al computer, e, che a me sinceramente ha ricordato Adam Fenix, però è morto, quindi non lo so. Intanto, ora dobbiamo insediarci nella roccaforte dei Cog, e qui è finita appunto il prologo. E adesso c'è l'atto 1, ovvero l'incursione, quindi che farò in un prossimo video. Quindi spero che questo primo video della campagna vi sia piaciuto. In giornata, se riesco, caricherò l'atto 1 e noi ci rivediamo al prossimo video.